Salve a tutti carissime sorelle e carissimi fratelli camperisti. Come potete vedere, giro la telecamera, mi trovo ancora alla Fiera di Parma. E altro che una bella maratona, ieri giovedì sera che siamo qui con Angela. Dietro a me potete ammirare un bellissimo tramonto e vi posso dire che l'affluenza è tantissima. Guardate, ancora ci sono, e il piazzale è stracolmo di camper. Ora facciamo una passeggiatina all'interno di quelli che sono i viali che si sono formati con i camper parcheggiati. Lì in fondo vedete il buono e amato Gigetto e man mano che camminiamo possiamo ammirare che la gente qui non viene soltanto per venire in fiera, ma c'è anche chi, come questo signore, vende il camper. Anche quest'altro signore vende il camper. Eccolo qui, questo parcheggio dove c'è un Gigetto. Ecco, la fiera, sappiate che a Parma la fiera dei camper, ecco, così vediamo se posso zoomare fino là sotto, vedete, la fiera dei camper è anche fuori, perché qua la gente la sera passeggia. Io, guardate, non riuscirei a prendere una direzione giusta tale da potervi dire dove si possa trovare un mio carissimo amico che ormai ho perso di vista, però mi voglio fermare qui e voglio farvi vedere a 360 gradi, ecco, quanti camper ci siano parcheggiati, perché per fare questo ci vorrebbe il drone che io ancora non ho e del quale mi dovrei attrezzare. Andiamo in un altro viale, qui altro viale, altre decine e decine se non centinaia di camper fino all'infinito. Inquadro il bellissimo tramonto da questo lato pure, senza dubbio. Qua ci sono gli amici che non si vedono al buio, gli amici, quelli che Abbiamo pagato la bolletta, non hanno niente. pagato la bolletta. Guardate qui, no, illuminatevi, illuminatevi. Buonasera. Qui c'è il mio conterraneo, Buonasera, Conterrone. Conterrone, non ha importanza, conterraneo, conterrone, l'importante è essere dignitosi e poter andare a testa alta in giro. Va bene? No, no, Siracusa. E comunque proseguiamo e vi faccio vedere che qui ancora, ecco qua, altro viale. Altri camper, scusate che sgrana l'immagine, altri camper proprio all'infinito. Guardate ragazzi, guardate sotto in fondo, ancora ci sono camper, giro di qua e ci sono ancora camper. È qualcosa di bellissimo. Qui c'è un bell'EcoVIP 300 che è simile al mio Gigetto, che è un 305, e proseguiamo per un altro viale. Ecco qua, qua nuovamente un altro viale. Giriamo a destra, anche se c'è qualche stallo vuoto, però si vede i camper fino all'ultimo. Di fronte, guardate, uguale alle mie spalle, ancora tantissimi camper. Ragazzi, e così via, e così via. Perché la Fiera di Parma, per noi che in special modo veniamo sempre e ci si conosce in tanti, ecco, intanto prendo da questo lato, vediamo che cosa trovo. Ecco, inizia dopo le 18, cioè dopo che la fiera chiude. Perché proprio quando la fiera chiude, noi tutti i camperisti ci si ritrova qui. Ecco qua, sono in un altro bel lato del parcheggio. Ecco qui. Qui è l'ingresso, in fondo è l'ingresso dove entrano i camper. Qua c'è gente che sta pranzando fuori, cenando, scusate, fuori. E qua guardate, camper, camper e ancora camper. Ragazzi, potrei andare così per ore, ma in tutta onestà la cosa che
mi farebbe andare avanti è solo vedere tutti questi bellissimi camper. Ora, arrivato a questo punto, giro la telecamera a mio favore, non so se mi riprende perché non riesco a vedere dall'altro lato se stia inquadrando bene oppure no. Ecco, questo video per chi poco fa mi scriveva e mi diceva: ma oggi è martedì, domani sarà mercoledì, ma ci sono ancora camper, c'è affluenza di persone? Certo, certo, qua i camper sono tanti, l'affluenza è tanta, perché l'essere camperisti è una cosa bella. L'essere camperisti significa essere fratelli, perché come diciamo sempre io in Cialetta, vivo la fratellanza fra camperisti. Vi voglio bene, un abbraccio, domani visiteremo tutta la zona degli accessori. Dovremmo fare altre bellissime interviste e io ho da pubblicare almeno altri 100 video, di cui non so quando dovrò farlo, sarà nel giorno a venire. Perché poi dopo di qui il viaggio di nozze con Angela ancora continua e continua in altri luoghi che pubblicheremo e vedremo tante altre dritte dove andare a parcheggiare, luoghi da visitare. Per seguirci e sapere e avere notizie di questi bellissimi posti che andremo a visitare e i luoghi dove parcheggiare, basta che non c'è bisogno di iscrivervi, potete anche non iscrivervi, non vi preoccupate, basta che attiviate la campanella. L'iscrizione, se la volete fare, è gratuita, non costa nulla, il canale è gratis, è aperto a tutti, e con la campanella attivata sarete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Vi saluto con una bella panoramica a 360 gradi di quello che è uno scorcio del piazzale dove parcheggio i camper, perché per vederlo tutto, dicevo, ci vorrebbe un bel drone che io in questo momento non ho e che sbadatamente ho dimenticato a casa. Però meglio dimenticare il drone a casa che dimenticare il camper. Ciao a tutti, alla prossima. Torno da Angioletta, mi sta aspettando per la cena. Ciao.